Buonasera e bentrovati alla nuova puntata di Polis. Oggi parliamo di politica regionale e lo facciamo con due graditi ospiti. Alla mia sinistra, Amerigo Di Benedetto, consigliere regionale eletto con la lista civica Legnini Presidente, già presidente dell'Ordine dei Commercialisti all'Aquila, appassionato di politica, è stato sindaco del comune di Acciano. Nel 2017 ha sfiorato per soli 150 voti l'elezione a sindaco della città dell'Aquila. Eletto in consiglio comunale nel 2022, lo stesso ha lasciato per permettere un riequilibrio della rappresentanza amministrativa all'interno del movimento Il Passo Possibile, di cui è l'ispiratore. Alla mia Buonasera. destra, Emanuele Imprudente, attuale vicepresidente della giunta regionale, si è visto assegnare le deleghe riguardanti l'agricoltura e la pesca, impegnato nell'attività politica da quando aveva i pantaloncini corti, praticamente ha ricoperto tutti i ruoli amministrativi, comune, provincia, regione. Manca solo un passaggio in Parlamento e mai dire mai. Buonasera, Grazie buonasera. per aver Grazie, grazie a te, accettato Stefano. l'invito. Iniziamo chiedendovi da posizione contrapposta in co cosa sono riuscite meglio l'amministrazione regionale in questi 5 anni e le cose che invece sono state accantonate, che non hanno avuto seguito dopo le promesse della campagna elettorale. Imprudente, come giudica il vostro operato? Poi di Benedetto chiederemo come si è comportata questa giunta? Ma come giudico? Io credo che sono stati 5 anni di grande lavoro, di grande impegno. È bene ricordare un passaggio. Sono stati 5 anni dove ci siamo trovati a lottare anche con una pandemia, con una crisi energetica, con 2 guerre, quindi una condizione particolare, una condizione molto molto difficile. Io credo che questo governo regionale abbia ben operato soprattutto perché è riuscito a ricostruire una credibilità importante sui tavoli nazionali e sui tavoli europei. Io ho l'esperienza fatta in agricoltura in questi anni, che forse, ecco, può essere uno degli emblemi con cui possiamo affrontare questa campagna elettorale e richiedere il consenso ai nostri elettori, ai cittadini, o meglio, non agli elettori abruzzesi, nella consapevolezza che abbiamo speso tutte le risorse, quelle comunitarie che erano a disposizione. Abbiamo maggiori, 3 volte tanto, per una serie di attività fatte di risorse comunitarie, frutto anche della capacità di spesa e di credibilità nei tavoli nazionali, e quindi abbiamo rimesso in piedi quello che era un meccanismo che oggi potrà essere un volano per la crescita e per l'economia della nostra regione sugli investimenti. Abbiamo cercato, e credo ci siamo anche riusciti, di fare un altro passaggio che diventa poi strategico e fondamentale per lo sviluppo della nostra regione, di farci conoscere. La regione Abruzzo, lo abbiamo sempre detto, è una terra fantastica, una terra particolare, una terra che ha 3 parchi nazionali, un parco regionale, un'area marina protetta, mare e montagna in meno di un'ora, si scia e si vede il mare, però ci conosce nessuno. Noi abbiamo cercato con eventi sportivi dal Giro d'Italia, dal tanto chiacchierato raduno del Napoli, da tutta una serie di eventi sportivi fatti in regione, di promuovere la nostra regione. Abbiamo partecipato con l'Agrifood, che è stato forse uno degli strumenti che ha consentito una crescita importante proprio per la percezione e la conoscenza, non solo al Classico Vinitaly, ma al Merano Wine Festival, a Dubai, a tutta una serie di, diciamo, di eventi nazionali e internazionali, di far conoscere quello che è il brand Abruzzo, che era quello che abbiamo detto poc'anzi. Quindi una credibilità a livello ministeriale, a livello europeo, una capacità di spesa, una capacità, perché poi sui vari settori, non so se ne entriamo, ci entriamo più tardi, ma insomma, tra le mille difficoltà ovviamente si poteva fare di più e fare meglio, ma la rete sanitaria è un punto fermo, 20 anni che non si Questo approvava, poi ci ci possono essere le entriamo. critiche, ma Che cos'è c'è quello l'elemento che di. avrebbe voluto fare e che non è riuscito a fare? Ma non c'è un qualcosa di specifico che tu dici, sai, io sono partito che volevo. Io, parlando di me, io credo che si è fatto un lavoro oggettivamente importante. Sono state erogate alle aziende agricole abruzzesi in questi 5 anni più di 452 milioni di euro di fondi legati allo sviluppo rurale, più di 60 milioni di euro legati all'OCM. Al mondo della pesca siamo la regione più performante in Italia, oltre 18 milioni di euro. Sono stati messi a disposizione il sistema idrico integrato e quindi all'acqua in generale, ecco, mettendola semplice. Dai consorzi di bonifica, soprattutto alle società di gestione, complessivamente oltre
410-420 milioni di euro, e a breve andremo anche a definire quella che sarà l'FSC. Quindi di Benedetto, c'è una mole, potevamo fare così, diverso. È tutto così bello, tutto così romantico. In questi anni, diciamo, in Consiglio Comunale gli scontri ci sono stati anche piuttosto accesi. Ecco, ci dia il suo giudizio. Non può che essere così per il vicepresidente imprudente, è normale, però io farei qualche riflessione prima politica e poi di strategia di governo di una regione come l'Abruzzo, che chiaramente non è paragonabile al Veneto, all'Emilia Romagna, alla Lombardia, e che quindi ha e avrà sempre la necessità di essere ben governata. Io ritengo che la legislatura che si sta per chiudere possa essere contraddistinta come un percorso di riequilibrio fra le forze di parte. Credo che la Lega sia l'esempio della cannibalizzazione fra i partiti a vantaggio di Fratelli d'Italia, quindi un disequilibrio generale nel collante che poi necessita il rispetto fra le parti. Marsilio è stato eletto grazie alle percentuali di 5 anni fa molto forti della Lega, ed oggi, se si va a vedere la posizione della Lega rispetto a Fratelli d'Italia, è veramente surreale quello che è accaduto. La necessità, io dico, qual è la necessità se c'è un collante così forte fra le parti e la voglia di governare bene l'Abruzzo? Non la vedo, anzi il Presidente della Giunta regionale avrebbe dovuto favorire la permanenza degli attori di altri partiti vicini a lui, perché i suoi ce li ha, gli altri li avrebbe conservati con parti diverse. In realtà, se andiamo a vedere, la Veri è candidata con la lista civica del Presidente, Campitelli uscente è candidato con Fratelli d'Italia, assessore della Lega, non defenestrato o minacciato il defenestramento casomai all'ultimo Consiglio regionale quando si stava votando il difensore civico, e la Lega è stata messa all'angolo in maniera esteticamente poco corretta, anche un po' violenta, dico io, no? Quindi questi sono i segni della precarietà politica del governo regionale uscente, molto dedito alla prova di forza fra le parti e al consolidare la prospettiva, che porta alla gestione, non voglio dire del potere, ma alla permanenza di una forza di governo. Sulle linee strategiche, sugli assi portanti di una strategia di sviluppo della regione, poco si è visto. Un consiglio regionale molto molto disarticolato, si sono citate delle leggi alle quali si vuol dare una valenza strategica, ma poi quando ci entreremo vi dirò il mio pensiero e perché non l'hanno questa valenza strategica. Si è parlato di agricoltura, è vero quello che dice Emanuele Imprudente, ma è altrettanto vero che per situazioni contingenti, certo non per colpa dell'assessore, ma c'è stato un altro elemento discriminante, in questo caso anche proprio della Lega, il dramma che è venuto dalle condizioni meteorologiche avverse della primavera passata, soprattutto nel settore della viticoltura, ha riportato un po' una sommossa nel mondo agricolo. C'è stato un consiglio straordinario in regione, al quale hanno partecipato ben 12 sigle di riferimento del mondo agricolo. Non c'è stato l'elemento della filiera fra il governo nazionale e la regione Abruzzo, nonostante il sottosegretario all'agricoltura è anche D'Eramo, il già parlamentare D'Eramo della Lega. Quindi è vero, tutto si può dire che abbia funzionato bene ed ognuno difende l'operato, però io, che ho una visione obiettiva delle cose, non mi sono accorto di un progetto strategico. Certo, poi si vuole dire che noi abbiamo valorizzato la regione Abruzzo attraverso azioni promozionali, ma non credo che questo sia fondante di sviluppo di una regione, di un equilibrio reale fra le aree interne e le aree costiere, di una possibilità di essere in qualche modo rilanciata un'area strategica, infrastrutturale e di sviluppo economico. Molta politica, poco governo e poca amministrazione. Noi siamo una regione da 1.300.000 abitanti, voteranno adesso alle elezioni 600.000 elettori. Questa regione ha bisogno di essere governata e ben governata. Tant'è vero che noi ci proponiamo con un patto di governo, di buon governo dell'Abruzzo, mettendo insieme, no tutti contro Marsilio, mettendo insieme chi non si è riconosciuto nel governo Marsilio,
che ha visto la precarietà dell'azione amministrativa, voglio usare questo termine anche se noi abbiamo funzioni legislative, e che ritiene di dover fare un sacrificio anche rinunciando a una parte di spazio di agibilità politica perché viene prima la qualità del governo della regione e dei cittadini. Per me siete liberi anche di interloquire, o se no io introduco un argomento che comunque poi comporterà, perché la nostra trasmissione vuole essere così, in maniera pacata, cercare di spiegare ai cittadini come si svolgono le dinamiche all'interno di un consesso come quello regionale che legifera. Allora, ieri c'è stato un convegno in regione per quanto riguarda il nuovo piano ospedaliero regionale. Secondo la maggioranza un fiore all'occhiello, cioè ieri ci sono state molto ridondanti le dichiarazioni dell'assessore Veri e anche di coloro che erano nel convegno, mentre secondo le opposizioni le dichiarazioni che loro hanno fatto è che si è rimandato dai 3 anni il vero nocciolo, cioè quello di trovare il DEA di secondo livello, che noi possiamo massimo farne 2, visto che un DEA di secondo livello vuol dire quello che ha quasi tutte le specialistiche all'interno, per spiegarlo bene. E noi, dato che la legge parla di 600.000 cittadini che possono mediamente avere il DEA di secondo livello, noi siamo 1.300.000, lo diceva Di Benedetto prima, ne potremmo avere 2. A me non sembra che questo dovrebbe essere un argomento di campagna elettorale, perché credo che sia necessario che la maggioranza indichi quali possa essere attualmente la propria idea e quale invece può essere quella dell'opposizione. Che ne pensate? Cioè, guarda, io credo che su questo aspetto si stia rendendo ingiusto quello che è l'obiettivo. L'obiettivo è la cura del paziente, è il diritto alla salute e l'opportunità per tutti. Questo è la base. Poi dietro la rete, l'ingegnerizzazione, tutta una serie di aspetti che sono elementi tecnici, la politica secondo me si è accapigliata in questi anni. Cosa dico e cosa credo che sia opportuno che venga fatto nel prossimo futuro, proprio perché chi governa e amministra la necessità di rispettare le norme e soprattutto di tracciare un percorso che poi faccia gli effetti che abbiamo detto prima, cioè il diritto alla salute per tutti e una sanità di qualità accessibile a tutti. Questo è uno strumento di pianificazione e di organizzazione che è fatta con la rete territoriale che è stata approvata nell'ultimo consiglio, penultimo consiglio regionale, che ha avuto un punto di equilibrio, che è riuscita a mettere sostanzialmente in equilibrio i territori, che ha avuto il placet da parte del Ministero, su cui ci ha lavorato in maniera pesante in passato i vecchi governi regionali che non sono mai riusciti a trovare il punto. E dove l'abbiamo trovato? Non sul dato politico che non si è fatto il DEA di secondo livello, perché in realtà territorialmente con la differenziazione, con tutta una serie di tecnicismi si è riusciti a superare quell'elemento, ma sul fatto che non abbiamo chiuso nessun presidio ospedaliero, anzi sono stati potenziati, abbiamo a disposizione più posti letto, abbiamo a disposizione tutta una serie di attività e soprattutto si è messo un punto, perché noi oggi abbiamo a disposizione nuove risorse fresche che saranno utilizzate per i nuovi ospedali lì dove ci sono problemi oggettivamente strutturali, Via d'Avezzano, Lanciano e Vasto, dove sono stati anche approvati i progetti, dove ci sono tutta una serie di elementi che oggi si è pronti per andare in gara d'appalto. Ci saranno risorse a disposizione, proprio perché abbiamo approvato la rete, per le grandi attrezzature mediche che sono di supporto e quindi riescono a dare una strutturazione tecnica importante per dare una risposta. L'approvazione della rete apre un altro percorso ancora, che è quello di dare certezza a quelle che sono le prospettive, ad esempio parlando dell'ASL dell'Aquila, dove non si sono fatte per anni concorsi da dirigenti, da primari sostanzialmente. Questo mette dei punti fermi perché oggi ha una certezza temporale che può essere fatto tutto quanto questo. Allora, e chiudo il mio ragionamento, il problema non è oggi definire DEA secondo livello, rientriamo in una polemica che è del passato. Oggi il quadro di riferimento e le azioni che deve essere portate in essere è a far sì che grazie a questa rete, grazie a tutte le attività che sono state fatte di programmazione, ci possa essere la capacità di far
lavorare bene coloro i quali che sono deputati a gestire le nostre ASL, cioè i direttori generali, i direttori sanitari, i direttori amministrativi, i ruoli apicali che devono oggi essere gli esecutori di quell'indirizzo, ma soprattutto garantire e perfezionare quello che è il servizio che viene erogato. È chiaro, la nostra regione, proprio per le motivazioni che raccontavamo prima, legate ad altro, pochi abitanti, grande estensione, abbiamo comuni che sono... Certo. Lontanissimi, ma non è solo lontani, sono difficilmente accessibili perché ovviamente comuni di montagna in condizioni particolari, e lì è proprio il meccanismo che abbiamo cercato di mettere in piedi, di garantire quel minimo di presidi. Oggi abbiamo ancora delle criticità importanti, assolutamente sì, soprattutto in questi territori, che devono essere colmate con una serie di misure legate di supporto, con aperture e con strumentazioni, soprattutto dotazioni di personale, di medici, perché poi non si trovano neanche i medici, quindi in alcune realtà, vedi Pescasseroli, con tutta una serie di polemiche che c'è certo. stata in questi giorni, ma dentro questo ragionamento un dato vero è che non si trovano i medici, quindi io e concludo il ragionamento e quanto detto. Oggi abbiamo creato gli strumenti che questa regione non aveva da 20 anni. Quindi oggi possiamo ragionare su quella che potrà essere la sanità del futuro della nostra regione. Di Benedetto, Imprudente dice noi abbiamo sistemato in parte l'aspetto sanitario, ma per noi l'ospedalizzazione, cioè nel senso che è molto ospedalicentrico la sanità in Abruzzo, cioè ci si rivolge molto spesso agli ospedali e non si hanno le case cosiddette della salute, eccetera, eccetera. Che risponde a questo discorso di non scegliere per idea di secondo livello e di lasciare uno status quo rispetto agli ospedali? Noi abbiamo fatto un DEA diffuso, poi dovrete sceglierlo. Innanzitutto, poi anche la mobilità passiva che noi subiamo. Sì, ma l'ha citato Emanuele, Imprudente, il Covid avrebbe dovuto insegnarci la valorizzazione della medicina del territorio rispetto alla necessità di ospedalizzare. Questa rete ospedaliera rimette al centro la funzione degli ospedali. Condivisibile o no, questa è la volontà. Però è anche vero che va fatta una... azione che porti a valutare seriamente quello che è accaduto in queste ore in Consiglio regionale. Innanzitutto la regione Abruzzo, prima dell'avvento di Marsilio, era una regione commissariata per le criticità del passato, appartenenti a tutte le aree politiche che hanno governato la regione Abruzzo, una regione commissariata in piano di rientro, quindi una regione che non ha potuto esplicitare una riorganizzazione della rete ospedaliera e della funzione sanitaria in maniera puntuale perché vincolata a determinati parametri. Il governo Marsilio ha provato ad approvare la rete ospedaliera, atto presupposto per sbloccare gli investimenti in sanità, anche prima con il governo che ha preceduto il governo Meloni, e la stessa rete è stata proposta, fermo restando il DM70. Voglio spiegare questo perché se c'è una norma va rispettata. E il DM70 prevede l'obbligatorietà dell'esistenza, in Regione Abruzzo tra l'altro certificata nell'interlocuzione col Ministero della Salute prima dell'avvento della Meloni, dove la rete poteva essere approvata se veniva individuato almeno un DEA di secondo livello. Che tra l'altro il DEA di secondo livello, la storica battaglia nel 2017, abbiamo citato in precedenza la mia esperienza, ricordate un po' le dichiarazioni di Biondi sul DEA di secondo livello dove veniva espropriato all'Aquila a vantaggio di Pescara, quindi poi negli anni, nel tempo, le cose vengono fuori e vengono fuori per la loro reale essenza. Che cosa è accaduto? È accaduto che nella declamazione generale si vuol far passare questa rete come approvata quando in realtà non poteva essere approvata se non attraverso questa... Una deroga? Ma non è la deroga, perché se fosse stata la deroga
sarebbe stata certificata nell'approvazione senza traslare a 36 mesi l'individuazione di secondo livello. E né si può dire che idea di secondo livello l'individuo nel management, perché per poter far diventare una struttura idea di secondo livello ci servono degli investimenti straordinari di cui il manager non ha il potere decisionale. Quindi per me questa è una rete sottoposta a condizione sospensiva. E non è in deroga, come si è detto in consiglio, perché l'attimo dopo l'approvazione in consiglio c'è stata la presentazione di un ordine del giorno all'interno del quale non c'è scritto che la rete è stata approvata in deroga. Si impegna la maggioranza, il presidente, impegna il presidente Marsilio ad andare a lavorare affinché si possa superare il DM70. Significa che il DM70 esiste, e se esiste quindi significa che finché noi non individuiamo l'idea di secondo livello, la rete ospedaliera non produce effetto, a mio modesto avviso. È stata approvata dal Ministero e noi abbiamo fatto l'approvazione finale. L'ordine del giorno approvato ha un senso. Siamo vecchi del mestiere della politica, perché rilancia, perché oggettivamente il decreto Lorenzin, per capirci, è superato nei fatti, è superato soprattutto per le regioni come le nostre, e ha avuto un ruolo importante, ma decreto obsoleto, però, dove si chiede di modificarlo e di poter fare altri tipi di interventi nella regione come la nostra, e poi va a dare dei suggerimenti di indirizzo politico per quelle che erano delle situazioni di Italia Costo e di altro. Però, imprudente, dimenticati nell'ordine del giorno che avevamo la scuola di specializzazione di pediatria all'Aquila. Sistemato con gli altri. Quella è una cosa che ci hanno ridato, finalmente. Capisco che può sembrare una cosa strana, ma siamo riusciti ad approvare una rete che ce l'ha approvata il Ministero. Ad invarianza di spesa significa noi dobbiamo spendere quanto spendevamo in precedenza, con un limite grande, l'assenza di personale. Cioè queste deroghe che noi abbiamo provato a fare con il governo, così come la volontà di modificare il DM70, questa energia modificativa, il governo attuale, non voglio dire la Lega, ma Fratelli d'Italia l'avrebbe dovuta dedicare a superare il tetto di spesa sul personale nella sanità, bisogna anche dire che 7 posti di specialistica per quanto riguarda la pediatria sono riusciti comunque a spostarli e farli tornare all'Aquila, dato che l'avevamo persi qualche mese fa. Vabbè, diceva Di Benedetto, attualmente idee di secondi livelli sono obbligatorie da individuare. Ma non si è voluto aprire il fronte della discussione e della contrapposizione fra L'Aquila e Pescara, cioè si è voluto far passare, tra l'altro ieri proprio Cosenza, se riprendiamo le interviste, quando ha parlato di possibilità di una mobilità all'interno del sistema sanitario regionale dove ognuno può fare tutto dappertutto, ha citato anche l'idea di secondo livello. Delle due l'una: o c'è o non c'è questa idea di secondo livello, o lo facciamo o non lo facciamo. Se lo facciamo dobbiamo dire dove lo facciamo, e lo deve dire la politica, non il manager, perché il manager per farlo deve essere messo nelle condizioni di poterlo fare, quindi gli investimenti. E se non lo facciamo, perché diciamo che noi dobbiamo utilizzare un idea di secondo livello? Allora, poi tra l'altro, fatta a ridosso delle elezioni, voglio dire, una rete ospedaliera, torno a dirlo, ad invarianza di spesa, la dice lunga. Però poi alla fine avremmo dovuto fare una battaglia per l'idea di secondo livello, i 5 consiglieri regionali dell'Aquila, tenendo fede anche a tutto quello che il sindaco Biondi ha sostenuto nel 2017. Per timore abbiamo detto va bene, sai che è per evitare che ci siano battaglie storiche di un centrosinistra che non è il vostro, fammi vedere se ho capito una cosa, perché altrimenti, allora, idea di secondo livelli, si pensa che con il collegamento, diciamo, come si era detto prima, con il governo nazionale, il decreto Lorenzin, il 70, verrà sicuramente nei prossimi mesi, o quantomeno ci si auspica, e avendo collegamento diretto con, diciamo, il governo
sia da parte di Marsilio sia da altri esponenti politici, anche vostri, della Lega, si pensa di superarlo. Quindi di fatto non sarà un ostacolo a far partire questo tipo di piano ospedaliero. Adesso abbiamo un minuto per uno di risposta, perché poi interrompiamo per la pubblicità e poi riprendiamo il secondo da parte. Allora, io credo che sia chiaro, anche in passato il vecchio governo di centrosinistra regionale è stato al governo insieme al governo di centrosinistra nazionale. Se la filiera, la filiera ce l'ha avuta il centrodestra e ce l'ha avuto il centrosinistra. Quando ce l'ha avuto il centrosinistra non è riuscito a portare nulla a casa rispetto a queste dinamiche, dove la centralità poi si è persa nella burocrazia e nei tecnicismi, dove la struttura ministeriale, che è terza al di là di quello che può essere il ministro o un assessore, ma le strutture sono strutture, c'erano dei capisaldi su cui non c'era possibilità di fare un passo indietro. La legge Lorenzin, il DM70, da tutti viene detta che è superata, perché è stata approvata nel 2015, ma è frutto di una gestazione che parte da molto lontano e che oggi deve essere rivista per esigenza generale. Il quadro politico e istituzionale e amministrativo è chiaro. Oggi è stata approvata una rete che in passato nessuno è riuscito mai ad approvare. Se questa rete, e non va, ed rete, è operativa, facciamo cambiasse le sorti dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, ridotto ai minimi termini, sia da un punto di vista infrastrutturale che gestionale, allora vedrebbe anche la possibilità di un'apertura da parte nostra. Il problema è che è a invarianza di spesa, non c'è futuro sulla riorganizzazione sanitaria e non ce lo è. Questo futuro non lo si vede in una realtà come l'Aquila, che se fosse lungimirante e si superasse il sistema della razionalizzazione della spesa, e cioè la valutazione della qualità del servizio in funzione della riduzione delle perdite delle aziende sanitarie, no? Nella sanità la maggior parte degli spazi finanziari della regione Abruzzo è occupata dalla sanità. Nonostante questo le aziende chiudono in perdita, nonostante la perdita dei maggiori spazi finanziari, c'è il disservizio, qualcosa non funziona. L'Aquila potrebbe essere, diciamo, bisogna quindi investire sull'ospedale dell'Aquila, perché l'Aquila potrebbe risanare con la mobilità attiva. Se alzi livello e abbassi i tempi di intervento, Roma ci stanno 3 milioni di abitanti. Il problema è che qui noi continuiamo a tagliare e rischiamo veramente un collasso generale della sanità pubblica. E la sanità pubblica si investe, la rete ospedaliera ha un senso se ci sono dentro i denari. Da fastidio, aspetta, che noi dobbiamo, che siamo di centrodestra, siamo per la sanità però pubblica, dobbiamo qualche andare, spezzone però dobbiamo andare, per la sanità privata. Dobbiamo andare in pubblicità, dobbiamo andare in pubblicità, e penso che, non lo penso solo io, che abbiamo perso comunque un'occasione, perché 5 consiglieri regionali dell'Aquila, non penso che ci saranno più in Regione Abruzzo. 2 minuti di pubblicità e poi torniamo, vedete che si stanno scaldando. Eccoci qua, siamo tornati alla presenza di Amerigo Di Benedetto, consigliere regionale, e Emanuele Imprudente, vicepresidente della giunta regionale. Stiamo discutendo adesso la chiusura della prima parte, abbiamo parlato di sanità. Adesso vogliamo cambiare un po' il discorso. Se ci saranno risposte rapide potremmo fare altre domande per far capire anche come si lavora in consiglio regionale. C'è una nuova legge regionale che permette la realizzazione della nuova Pescara, cioè la fusione di 3 comuni, che è Montesilvano, Pescara e Spoltore. Quindi per gioco forza quella massa di persone, perché poi c'è ci saranno delle agevolazioni, dei finanziamenti, perché sono densamente popolati e hanno una quantità, avranno la capacità di drenare delle risorse. Mentre per quanto riguarda la parte interna dell'Abruzzo, anche un'altra legge regionale ha messo fine al commissariamento delle ex comunità montane, adesso sono Unione dei Comuni. Recentemente l'Unione dei Comuni della Montagna dell'Aquila è stata eletta Deborah Visconti come presidente dell'assemblea, che attualmente erogano soltanto servizi di sostegno alla famiglia, domiciliare, sociale, eccetera. Potrebbe essere non dico un contraltare, ma una risposta delle zone interne se si mettessero insieme i comuni, non sotto il profilo amministrativo, perché ognuno vuole rivendicare la propria attività, ma l'unione dei comuni potrebbe essere un'occasione. Di Benedetto. Io sulla questione
Nuova Pescara, io credo che sia un dato oggettivo che quella realtà oggi abbia, al di là dell'aspetto perimetrale, che vada a individuare una nuova città, un'area metropolitana strutturata e che va un po' avanti con le sue idee e le sue gambe. Il problema che noto io nelle aree interne è una rincorsa sulle idee degli altri. Guardate, quando è nata la legge sulla Nuova Pescara, noi ci siamo dovuti difendere dicendo ok, ribadiamo che L'Aquila è la città capoluogo di regione. Quando parte il treno, no, veloce, l'idea del collegamento veloce Pescara a Roma, noi diciamo ok, noi intercettiamo quello a Tagliacozzo piuttosto che ne facciamo uno a Passo Corrise. Purtroppo le aree interne e la qualità, al di là del numero dei consiglieri regionali e il fatto di essere città capoluogo di regione, passa, a mio modesto avviso, per la qualità delle proposte politiche che la classe dirigente che rappresenta le aree interne è in grado di fare. Quando parlo di aree interne parlo anche di Teramo, chiaramente. No? Noi per esempio rincorriamo quello che fanno gli altri e non lanciamo delle idee su quello che può effettivamente tornare utile per lo sviluppo delle aree interne. Io per esempio sono uno che ha sempre sostenuto che se Marsilio doveva fare una cosa per le aree interne, nel momento in cui, tra l'altro sapete bene che il collegamento Pescara-Roma è stato tolto dal PNRR, deve andare in recupero, ma ammesso in un concesso che si faccia, io auspico che si faccia chiaramente, noi avremmo dovuto creare una possibilità su Roma, visto che lui insiste e persiste su Roma, di agganciarci al grande piano di sviluppo su ferro che Roma città metropolitana sta facendo, cercando di avvicinare la metropolitana a Lunghezza o a Tivoli. E la battaglia delle aree interne, e il presidente imprudente lo sa quanto può essere adeguata l'intermobilità, il fatto di poter utilizzare sistemi, diciamo così, di mobilità differenziati, chiedere il TPL su gomma, perché voglio dire anche sulle autostrade l'abbiamo visto, il mantenimento delle stesse, gli investimenti sono rilevanti, non è che di punto in bianco le andiamo a smantellare. Se per esempio le aree interne Teramo, L'Aquila avessero la possibilità di raggiungere Roma in 50 minuti anche con una possibilità interconnessa, le sorti delle aree interne cambierebbero, perché noi abbiamo a 100 km, soprattutto L'Aquila, una città di 3 milioni di abitanti. Questo vale anche per il sistema sanitario, cioè noi dobbiamo assolutamente investire e avere una nostra strategia autonoma rispetto a quella che portano avanti gli altri, perché se noi andiamo a rincorrere stiamo sempre dietro, e se stai dietro arrivi dopo, e quando arrivi non è più utile, per non creare una competitività fra le aree, ma per far crescere all'unisono tutte e due le aree, con vocazioni, sistemi e diverso, collegamenti totalmente differenti. Questo secondo me è un elemento su cui riflettere per una sfida, diciamo così, che possa far crescere le aree. Io condivido quello che dice, condivido perché l'approccio è questo. Soprattutto noi aquilani rincorriamo spesso gli altri e sentiamo che se gli altri fanno una cosa siamo contro, ma non siamo mai noi per qualcosa. Io credo che complessivamente dobbiamo fare due salti di qualità, uno culturale complessivo, soprattutto come, mi permetto di dire, come provincia dell'Aquila. Noi siamo economicamente, infrastrutturalmente completamente diverse rispetto alla costa, rispetto a Pescara, Montesilvano, siamo cosa diversa. Noi dobbiamo iniziare a ragionare di sistema con i nostri comuni vicini, parlando della città dell'Aquila, ma dobbiamo essere un tutt'uno con la Marsica, che sono due realtà economiche diverse, ma che hanno esigenze comuni e che possono avere un modello di sviluppo unito, differenziato, perché lì c'è un tipo di agricoltura, per parlare di agricoltura, ma che è prevalente, noi abbiamo la valenza più della ricerca, della cultura, la storia, insomma tutta una serie di elementi. Prodotti che, di nicchia, formaggio, l'agricoltura, questo già lo fai, lo dico, come modelli diversi, ma siamo numericamente tutti insieme molto di meno rispetto agli altri, quindi gli interessi e il PIL complessivo che si produce nella provincia dell'Aquila o una parte del teramano vincolato alla costa è diverso rispetto alla parte che c'è, diciamo, sulla parte costiera e principalmente sulla parte pescarese. Dentro questa dinamica che cosa noi dobbiamo, a mio modesto avviso, fare? Unire i territori. Dobbiamo iniziare a ragionare di sistema, di necessità comuni che ci consentono di poi crescere e svilupparci e creare quella che può essere una forma di ricchezza che poi ti consente di mantenere servizi, che ti consente di mantenere quella che è la possibilità di vivere un territorio.
Dentro questa dinamica che cosa c'è? Sicuramente l'infrastruttura, come ricordava Americo Poganzi, sicuramente la partita del ferro che colleghi anche Teramo, L'Aquila verso Roma, che è, diciamo, il centro non solo nevralgico e funzionale, ma anche un bacino di milioni e milioni di abitanti utenti. Che porta, ma anche qui è tutto da inventarsi, cioè se è partito oggi che si sta facendo la progettazione, servono miliardi di miliardi per poter fare un intervento del genere e quindi ci vuole il raziocinio. Però se mai partiamo... Siamo partiti su questo, ma nel frattempo dobbiamo giocare un altro tipo di partita. Perché le aree interne, se no, è uno di quegli elementi di cui tutti ne parliamo e nessuno poi si concretizza in quello che puoi fare. Oggi anche il Covid ha dato la possibilità di, grazie ad esempio al telelavoro, allo smart work, di lavorare da casa. Però c'è il problema della rete, e quindi una rete che sia funzionale, una rete che sia un'infrastruttura moderna che ti consente di contemplare, e quindi comincia a mantenere in alcuni territori strumenti che ti consentano di mantenere quei piccoli servizi essenziali, che siano legati a elementi di capillarità e di territorialità. Ma se su questo non siamo nemmeno capaci di valorizzare i tunnel nostri all'Aquila, siamo partiti come smart city e adesso invece stiamo un po' zoppicando nella realizzazione. Questo è uno degli elementi su cui nei paesi, io ho avuto modo di girare, di essere presente, certo. Questi paesi che oggi hanno una criticità di spopolamento, ma che hanno una PIL, perché soprattutto in alcune zone sono paesi che hanno storia, cultura, identità, che se visitati poi fanno innamorare le persone. In un progetto contemplato che vede della possibilità di recupero dei vecchi mestieri, della possibilità di recupero di quelle che sono la valorizzazione di prodotti tipici particolari, sono dei modellini che in alcuni momenti dell'anno hanno una rilevanza, anche la possibilità di, diciamo, mantenere il Trentino in Abruzzo, diciamo. Tutto questo sistema dove si regge, dove poi le infrastrutture materiali e immateriali ti consentono di essere accessibili, perché altrimenti ci fuori dal mondo... Perché, per curiosità... Cioè questo... Comunque abbiamo perso una grande occasione del PNRR, non c'è stata una volontà di costruire una strategia di sviluppo, soprattutto io parlo della realtà aquilana, che è una realtà che ha avuto la maggiore attenzione finanziaria pubblica negli ultimi anni, in funzione del terremoto, certo. Che ha una struttura immobiliare invidiabile a livello di qualità, di bellezza e di sicurezza, e che ha sempre una città di 3 milioni di abitanti vicino che potrebbe riempire quella struttura immobiliare, perché praticamente senza una prospettiva di futuro. E guardate, questi sono i dati del Centro Studi Banca del Fucino, di Intesa San Paolo, del Cresa, della CGA di Mestre. Noi perdiamo in Regione Abruzzo decine di migliaia di giovani che non hanno una prospettiva di restare a lavorare nella regione di provenienza, e all'Aquila ancora di più. Questo è il cruccio più grande, perché se non avessimo avuto le energie finanziarie, allora avremmo dovuto arrampicarci sugli specchi. Noi non abbiamo affrontato un dibattito pubblico serio, soprattutto nelle aree interne, per capire dove potessero essere utilizzati i fondi pubblici per far sì che ci potesse essere una crescita economica, di sviluppo e occupazionale per i giovani del nostro territorio. Una curiosità che mi è venuta leggendo i giornali, e penso anche ad altri cittadini, ma ci spiegate che cosa è successo in aula per la riserva del Borsacchio di Roseto? Cioè, Marsilio ultimamente ha dichiarato, ha accusato pubblicamente che le opposizioni in aula non hanno fatto nulla per bloccare la riduzione della riserva del Borsacchio, e poi sono andati in piazza per raccogliere le firme. Di Benedetto, ma che è successo? Certo, se veramente, si fa, cioè, nel allora, senso, perché no, non sempre un presidente della giunta riesce, cioè, pubblicamente fa delle Marsilio accuse. Marsilio si dovrebbe assumere la responsabilità dell'atto che ha prodotto la maggioranza, punto. Quindi o difenderlo, non dire che gli le opposizioni, esatto. No? Anche perché quel tipo di emendamento è stato presentato alle 4:30 di mattina, dentro una marea di situazioni dove ognuno ha cercato di andare a vedere che cosa stesse accadendo, perché purtroppo funziona così, perché l'attività legislativa è un'attività particolare, non è soggetta a controllo. Allora, diciamolo ai cittadini. Le procedure legislative non sono soggette a controllo, cioè non ci sono strumenti per eccepire, diciamo così, non dico irregolarità, particolari condizioni di non condivisione, perché tra l'altro tu agganci un emendamento, si dice in termini tecnici, un emendamento intruso. Perché?
perché non è nella finalità della legge. Chiaro, lì noi stavamo discutendo la legge di bilancio, ci infili tutto, però ammesso che sia così e che a livello regolamentare è previsto così, tu non hai strumenti per recepire che quello sia intruso. Si vota e basta, l'unico soggetto che sovrintende è il commissariato di governo, il governo approva una prova. Che te lo può contestare successivamente. Sia durante le attività delle commissioni, che si cerca di portare avanti nel miglior modo possibile, sia in consiglio regionale, alla fine, per quanto tu vuoi urlare, tra l'altro era passata la tagliola, quindi significa azzerati tutti gli emendamenti, se ne discute una parte a gruppo per un determinato, alle 4:30 di mattina arriva questa cosa su cui francamente voglio dire neanche, no, voglio dire, parliamo di noi, non parliamo dei soggetti referenti di quell'area, certo. Non c'è stata la consapevolezza di quello che stava accadendo. In realtà c'è stata la sveltina di chi, senza dire, ha provato a fare una furbata, ma poi le bugie c'hanno le gambe corte, perché tu obiettivamente ti rendi conto che non puoi sostenere che la colpa della riperimetrazione del Borsacco è dell'opposizione. L'hai proposta tu e la difendi, tra l'altro Emanuele Imprudente poc'anzi ha fatto tutta un'illustrazione delle riserve marine, quindi molto probabilmente minimo di attenzione ci deve essere. È stata una sveltina o è stato costruito? Lì alcuni consigli. Guarda, veloce, perché no, non sì, ma per Emanuele, scusami, è interessante. Però mi devo leggere una cosa: Emanuele ha provato a riperimetrare il parco, quantomeno ci ha provato facendo un percorso. Alla luce del sole, non ha fatto una valutazione come chiedevo io, ambientale, seria. C'è stata una riperimetrazione partita, però è stato dibattuto. Ma come si fa a riperimetrare? Oggi il parco funziona anche abbastanza bene. Ma come si può riperimetrare? Posso? Come no? Posso, perché sennò. Rischiamo di starare un argomento, anche perché poi, avendo anche la delega, io faccio doppio ragionamento, uno di natura politica, tutto vero, il consiglio regionale succede questo, però lì è successa una cosa molto semplice, alcuni consiglieri di maggioranza hanno fatto un emendamento, l'hanno presentato, il presidente del consiglio ha letto l'oggetto, che conoscevano, poteva conoscerlo meno il consigliere Di Benedetto, certo. Perché ovviamente noi siamo consiglieri regionali. Ti faccio una domanda, ma c'eri in aula tu? Io sì. Eh? Io sì. Hai dato il parere favorevole all'emendamento? Parere e allora già è viziato, perché quando si propone... Non è viziato. Viziato perché perché è illegittimo. Non è viziato perché non è rispetto politico. Come fa a non sentire chi c'ha la delega? Capisco che diventa complicato per una parte dire qualche altra cosa. La maggioranza l'ha votato, l'opposizione si è astenuta, non ha votato contro, poteva votare contro. No, l'oggetto... in regione l'astensione è voto contrario. Non stiamo al Senato. È così. Comunque sia. Il problema è un altro. Il problema è un altro. Quello ora, sveltino o non sveltina? Perché si è ridotta? Si è ridotta la riserva del Borsacchio? Non è che si è ridotta, c'è un problema serio in quel territorio. Per 18 anni lì c'è stato un blocco totale, completo di tutto, perché sono scattate norme di salvaguardia, una serie di motivazioni interne, non è stato mai approvato il PAN e non sono state mai fatte tutto quello che era necessario per far funzionare una riserva regionale in qualche modo che fosse strutturale. Questo ha portato che agricoltori, cittadini, una serie di persone hanno negli anni costruito un percorso di difficoltà e quindi lamentato questo, una parte l'ha raccolto, il centrosinistra in aula poteva dire no. Oggi si apre una partita che è questa, perché poi ai cittadini deve interessare altro. Nel mentre che succedeva questo, come struttura regionale, noi siamo andati avanti con il comune, perché sono state fatte le osservazioni, che erano più di 77, dove dentro ogni osservazione c'era strutturata 3, 4, 10 osservazioni all'interno, un lavoro, diciamo, mondiale. Quintali e quintali di osservazioni. Perché? Perché quello strumento fatto probabilmente non teneva conto di tutte le esigenze. Oggi si apre una partita che è diversa. La proposta che deve venire dal Comune, che tiene conto di questo tipo di PAN che possa essere... Però avete comunque ridotto il perimetro. Il Consiglio regionale ha ridisegnato il perimetro. Nel mentre è in approvazione quello che potrà essere la proposta vera, che se tiene conto di tutto la regione non può che recepire, così come ha fatto tutto il lavoro, che è l'elemento essenziale, perché lì comunque sia l'area protetta e sia le attività in questi anni non ci sono state, che è il vulnus vero di tutto questo sistema. Ma io capisco una cosa. E un aspetto, e poi ritorniamo sull'argomento. America ha avuto tempo di parlare più di altro. E torno un attimo al ragionamento precedente. Per la prima volta questo territorio, purtroppo legato al sisma, ha avuto un'opportunità finanziaria enorme con il fondo complementare al PNRR. Siamo stati un territorio
tra virgolette, che in termini finanziari, riconosceteglielo, diciamo, in termini finanziari è oggettivamente è importante. Fondo complementare al PNRR. Se... 1,8 miliardi, scusate, in più di risorse che sono fate, messe a disposizione su questo territorio, oltre alle partite di tutto il resto d'Italia. Dentro questi elementi le strategie sono state fatte, perché c'è stata una parte di strategia che è stata legata al pubblico, con interventi che altrimenti i comuni, anche più piccoli, dei crateri, dei vari crateri, non avrebbero mai avuto la possibilità di fare interventi, di opere che sono partite e si vedranno, compresa l'Aquila, nel prossimo futuro. E ci sono state la metà di queste risorse che sono a disposizione per investimenti pesanti delle aziende abruzzesi, delle aziende di questo territorio. Direi governo Draghi, commissario straordinario Giovanni Legnini. Esatto. Allora, quello, ma non per dire... Il governo regionale con cui si è lavorato insieme. Per dire, soprattutto sulla parte del fondo complementare. Io però intendevo un'altra cosa, non è l'opera pubblica, quello è la prospettiva di crescita di un territorio che tu costruisci facendo investimenti che in realtà sono dediti a produrre una prospettiva. La ristrutturazione senza il riempimento di un immobile produce la sistemazione di quell'immobile, ma l'abbandono dello stesso. Il rischio che la nostra città possa diventare così è realmente elevato, e a questo noi dobbiamo provare a porre rimedio. Quando dico città, questa non è campanilistica, è che l'Aquila è la rappresentazione evidente della criticità. Che vi faccio. Dopodiché, torno sulla riserva del Borsacchio. Al di là della situazione, no? Che è evidentemente non accettabile da un punto di vista di dibattito, no? Ma doveva arrivare l'ultimo consiglio regionale a distanza di 5 anni, no? Per poter andare a fare un emendamento, ma non lo si poteva sviluppare prima, no? Non lo si poteva costruire in una maniera differente, quindi significa che c'è stata la volontà di fare... di andare a soddisfare alcune istanze che vengono legittimamente dal territorio solo ed esclusivamente perché da qui a breve si vota e molto probabilmente le persone sono anche attente a questo tipo di valutazione. Oggi si riapre il dibattito, sì, ma io ne sono a conoscenza di quelle perché mi sono informato, perché alcune persone che hanno disponibilità dentro la riserva mi chiedevano: ma come mai il comune di Roseto non definisce sulle osservazioni? Mi sono informato in regione, ho capito, molto complessa la procedura. Sai, quindi, che gli ho messo a disposizione tutta la struttura regionale per arrivare a composizione. Però, voglio dire, le cose si costruiscono nel tempo. Si è governato 5 anni, non capisco perché una riserva debba essere stracciata. Eppure irrispettoso nei confronti di chi verrà dopo, perché a sto punto comunque lo dovrebbe si è capito qualcosa in dopo. Più. Però andiamo rapidamente perché stiamo per terminare. Purtroppo il tempo è quello che è, mancano pochi minuti alla fine della trasmissione. Tante famiglie sono alle prese con i super bonus, 110, 90, 70%. La regione ha di fatto portato avanti una linea dicendo che poteva in qualche modo sostituire, intervenire. È tutta propaganda oppure si sono sbloccati effettivamente i cantieri? No, questo è un procedimento complesso che va ben oltre quella che è l'iniziativa che la regione ha fatto con una norma e con delle risorse che saranno ad integrazione di un processo, ma ovviamente una vertenza nazionale che ha creato delle criticità importanti, partendo da un progetto, quello iniziale, che di per sé positivo, forse non controllato e non governato, che ha portato a far saltare i conti dello Stato e che quindi c'è stata la necessità di rimetterci mano. La Regione ha creato uno strumento che è complementare a cercare di sganciare e di movimentare, ma non è assolutamente la soluzione nella panacea di questo, assolutamente no. I cittadini a volte aspettano. Sulla compensazione che le strutture pubbliche che fanno capo alla Regione possono fare e quindi anziché in qualche modo versare all'erario, acquistare i crediti. Di chi in qualche modo ce l'ha incagliati. Io mi sono molto adoperato su questo progetto di legge perché è vero che ad oggi ancora non produce effetti, ma è altrettanto vero che a mio modesto avviso e con un emendamento che è stato accettato bisognava dare un maggior aiuto a chi era solo. Solo non lo sono le imprese, sebbene hanno grandi difficoltà perché avete visto sono stati rilanciati con le banche che hanno riaperto
aperto, si sta cercando di lavorare. Si muove. Quelli che sono rimasti veramente solo sono i cittadini che hanno fatto gli interventi e che non sono più agganciati a General Contractor, se sono rimasti con crediti sul groppone e che non hanno gli spazi nelle loro ritenuti per poterli compensare. E allora abbiamo dato priorità, cioè lì dove si dovesse sbloccare, come a breve si sbloccherà, vediamo quant'è la partita. Prima la priorità ai cittadini e dopo a chi verrà. Almeno questa è una funzione, diciamo così, di salvaguardia delle categorie più deboli, che nelle difficoltà generali comunque sono quelli che non hanno fatto neanche utili dall'attività imprenditoriale e ricostruzione. Il cittadino che ha semplicemente puntato su una cosa, che ha anticipato i fondi e che però non è nelle condizioni di tirarli dietro, di averli indietro, perché ha crediti che non può compensare. Ho altre domande, ma purtroppo il tempo è terminato. Mi auguro di potervele fare dopo le elezioni regionali, perché comunque... Sempre con cinque consiglieri regionali all'Aquila. Sempre con cinque regionali all'Aquila. Però prima di chiudere, una cosa ve la voglio chiedere. Di Benedetto, mi dica una qualità di imprudente, e imprudente mi dice una qualità di Benedetto. Emanuele... A parte che viene da una storia particolare, no? Su cui ci sono anche collegamenti storici, il papà di Emanuele, io vengo da un'area, lo conoscete tutti, certo. Vengo da Acciano, e la storia del senatore Agnacili, sottosegretario ai trasporti del governo Andreotti, e il papà era uno dei suoi più stretti collaboratori e sostenitori. E amico. Ma al di là di questo, Emanuele comunque alla fine è una persona con cui si può discutere, anche se sta in una condizione, credo, poco assonante con la sua storia politica. La Lega è un po' bella tosta per uno che ha uno spirito, diciamo così, liberale. Ma al di là di questo, la qualità di Emanuele è che alla fine è una persona educata, con cui ci si può interloquire, disponibile, mai sopra le righe, che mette, diciamo così, nelle condizioni, anche io che ho fatto in maniera non proprio particolarmente adeguata opposizione, perché non appartiene alla mia genetica, no? Io sono più predisposto a risolvere i problemi che a crearmi, ammesso che l'opposizione debba crearli, certo. Siamo sempre stati in una condizione di rispetto. Imprudente, la qualità di Benedetto? Beh, già l'ha detta sostanzialmente lui nel ragionamento che ha fatto, una grande capacità di dialogo, nel senso capacità di sintesi, di ascolto e di trovare... di lavorare insieme su quelli che sono i problemi seri, perché poi quando sei chiamato nei vari ruoli a governare devi avere, diciamo così, quella capacità di ascolto e di sintesi, ovviamente partendo dalle proprie idee, che Americo sicuramente ha e con cui abbiamo lavorato in questi anni, prima un po' al comune, poi in regione insieme, proprio nell'interesse quindi, generale. Come potete vedere, ci si può anche stare in maniera cortese nella discussione politica, come hanno dimostrato i nostri ospiti, che ringraziamo per aver accettato l'invito. Grazie. Noi vi auguriamo una buona serata e, come sempre, se vorrete, ci vedremo la prossima volta. Arrivederci. Arrivederci.